Oggi, amici trattoristi, vi presento un autotrattore d'epoca del 1932, un Fiat Balilla. Buongiorno Roland Weffré, uno dei fondatori del gruppo Trattori d'Epoca Ticino, proprietario di un veicolo da record. Buongiorno. Siamo davanti a questo capolavoro che in 9 mesi hai restaurato alla perfezione, un motore che è ancora un motore, era originale? Originale. Scusa. niente. Ecco Marco, motore originale. Un motore originale, freni idraulici, non c'è la pompa dell'acqua perché l'acqua circola normalmente. Sì, sì. Monta delle sospensioni a balestra, anche quelle originali. Un telaio anche già acquistato in questo... No. Originale. Ah, originale. Sì, sì. Il telaio è un telaio naturalmente più corto per essere un autotrattore rispetto alla Fiat Balilla autovettura. Sì. Questo piccolo capolavoro è uno dei più antichi. Sì. Esistono in Ticino, a 4 marce, facile da guidare. Sì, poi come una macchina. Vedremo dopo. 2 clacson, quello originale più... Trombetta. La trombetta. Rifaccio. No, continua. Ah, ok. Continua. E un dettaglio non da poco, direi, che sono quelle 2 piccole spie che indicano a chi sta guidando l'autotrattore se le luci sono accese. Giusto. Perché qui non abbiamo nessuna componente elettronica. No. Roland, naturalmente anche il volante è originale, 950 di cilindrata, lo stesso motore che montava la Fiat Topolino. Sì. Un serbatoio che contiene 30 litri di benzina e naturalmente c'è anche il posto per tenere una piccola tanica di olio di riserva. Questa bellezza arriva a fare 25 km all'ora. Giusto. Ha il terrore negli occhi. Vado Roland, ti fidi? Sì, più o meno. Non la faccia, non sembrerebbe. Tu pensi che non freni? Grazie mille, andiamo!